tanto sviluppo delle risorse umane e innovazione di impresa, due espressioni che trovano il proprio centro gravitazionale nella seconda espressione del titolo, il knowledge management. Questo per due motivi essenzialmente. Primo, perché l'organizzazione e la gestione della conoscenza, questo in sintesi è la traduzione letterale di knowledge management, ha una rilevanza centrale ormai nelle imprese cosiddette postmoderne o post-industriali. Questa gestione e organizzazione della conoscenza e dei flussi informativi che attraversano un'impresa odierna, sia nella dimensione interno-interno, sia dall'interno verso l'esterno che dall'esterno verso l'interno, è una caratteristica fondamentale delle imprese che vogliono dirsi post-fordiste e quindi adottino una flessibilità produttiva centrata sui valori e sui termini propri della società di informazione e della conoscenza. Secondo, per quanto riguarda l'aspetto dello sviluppo delle risorse umane, chiaramente il knowledge manager tende a costituirsi come figura di raccordo tra diciamo la parte dirigenziale di un'azienda e la parte, tra virgolette, subordinata, cioè le varie aree in cui si costituisce l'azienda, e concentra la propria attenzione quindi sulla formazione e sullo sviluppo delle risorse umane che sappiano gestire questi tipi di rapporti e da fungere da interfaccia tra le diverse parti, tra i diversi elementi costitutivi di un'azienda. Il master è articolato in sei moduli che vanno dalla presentazione degli scenari di knowledge management, non solamente legati ad imprese che abitino, così dire, per così dire, nicchie ad alta intensità, tecnologica, per poi, procedere in un percorso graduale di avvicinamento a quelli che sono i nuclei centrali di questa tematica, favorendo quindi l'accesso a contenuti che riguardano la formazione continua all'interno delle aziende, ma anche formazione erogata dall'esterno delle stesse aziende, per poi passare a visionare, e analizzare quelle che sono le strategie e anche gli strumenti informatici più idonei a sviluppare appunto il knowledge management, e quindi, proseguendo ancora, verterà su alcuni argomenti di carattere prettamente economico, ma anche relativi al workplace learning e al learning environment.